cosa hanno in comune Barolo, mecca del vino italiano, con la musica rock? Dal 14 al 18 luglio la piccola città piemontese delle Langhe ospiterà musicisti, letterati provenienti da tutto il mondo in occasione dell'ottava edizione di Collisioni. Strangers, let's rock baby, let's rock! Collisioni non è solo un festival di letteratura o di musica, ma è un festival che è riuscito nell'ardua impresa nel corso di questi anni a mettere in relazione mondi diversi. Se voi pensate al mondo dei ragazzi che vengono ai concerti, il mondo delle persone che vengono alle conferenze di letteratura, il mondo degli appassionati di food and wine e di conseguenza le case editrici, le aziende di food and wine, i grandi consorzi del Piemonte, ma anche ovviamente tutti i soggetti che ci seguono, no? Come Agenzia Nazionale Giovani e Regione Piemonte, tutti i soggetti che sono dentro a Collisioni, hanno creato delle reti che prima non erano pensabili. Cioè, siamo abituati a vedere il mondo dell'enogastronomia come un mondo tra virgolette tradizionale, un mondo quindi un pochino nelle teche del lusso, no? Invece lo vediamo legato ai giovani, no? Giovani che staranno sui palchi come videomaker, come attori, come intrattenitori. Questa è una collisione, cioè ci permette di parlare dei prodotti piemontesi in una chiave nuova grazie ai giovani, che quindi danno un apporto innovativo sul linguaggio, quindi cambiando completamente le regole con cui normalmente sono raccontati i prodotti. Collisioni è abbastanza un modello unico, nel senso che lo stiamo esportando nel resto d'Italia, perché è un modello appunto che unisce la cultura, l'enogastronomia e il paesaggio, e quindi è un modello in cui questi tre filoni vivono insieme. Infatti sempre di più altre regioni partecipano anche a Collisioni, proprio perché intravedono questa possibilità di parlare anche a pubblici molto diversi, quindi di interscambiare il pubblico. E naturalmente poi per noi è una grandissima occasione di promozionare un territorio che però devo dire, soprattutto le Langhe, ormai hanno, come dire, poco bisogno di essere promozionate, perché certamente è stato fatto un lavoro in questi anni che dà grande visibilità. Quello che poi noi oggi tendiamo a fare è far sì che questo territorio diventi un territorio omogeneo anche con il Roero, il Monferrato e con l'Ovadese, che sono magari terre meno conosciute e i cui prodotti partecipano sempre a Collisioni. Essenzialmente il progetto è quel progetto vino e progetto cibo. Oggi il cibo e il vino rappresentano probabilmente una regione. La si identifica in questi due grandi prodotti, insieme al turismo, insieme a tutte le bellezze storiche e architettoniche. Le Marche, in modo particolare l'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, con il piacere di rappresentare, è già al secondo anno di collaborazione con Collisioni, è una contaminazione che a me piace moltissimo ai nostri associati. Avremo la presenza di oltre 20 aziende e rappresenteremo con uno stand di 50 metri quadrati dei finger food marchigiani importanti abbinati ai nostri vini. Perciò cibo, vino, turismo insieme per raggiungere e andare a parlare con delle persone che noi non avremmo mai trovato e non avremmo mai contattato. Barolo è il vino rosso per eccellenza mondiale e noi abbiamo il Verdicchio, che è il vino bianco più premiato dalle guide di settore, è il nostro vino di riferimento in Italia, in Europa e nel mondo. Perciò mettere insieme questi due grandi prodotti e confrontarci, contaminare le varie persone, scambiarci, perché faremo questa cosa anche a Jesi nel primo weekend di settembre, serve per comunicare, per espanderci, per far crescere e per dare maggior reddito alle nostre aziende. È la quinta edizione di Collisioni a Barolo, e venire a Collisioni non è solo venire a cercare un musicista, un letterato o uno spettacolo, è proprio venire a cercare un'atmosfera magica. Si sposa il territorio, l'eccellenza enogastronomica e soprattutto la cultura, la musica e tutto quanto può fare spettacolo, ma è proprio un'emozione, è proprio un'atmosfera particolare
che non si può vivere in uno stadio, non si può vivere in un palasport adito per eventualmente uno spettacolo musicale.